match dell'Olimpico. Ci prova subito la Lazio su punizione dopo due minuti, tiro di Kolarov, palla sul fondo. La risposta da parte del Torino con Zemaini, lo svizzero recupera il pallone, il suo destro alto, il Torino si presenta con un centrocampo a rombo, vertice basso Corini, vertice alto Zemaini. La Lazio in avanti con Goran Pandev, buono il numero da parte del giocatore dell'attaccante laziale, manda vuoto due granata, il suo sinistro palla sul fondo. La Lazio in attacco con la coppia Pandev e Rocchi, mentre Foggia spostato a sinistra in fase difensiva, il quarto di centrocampo, in fase offensiva il terzo. Poi al minuto 36 Abate, gran destro, uno schiaffo sul pallone, un pugno alla Lazio, Torino in vantaggio dopo 36 minuti sul cronometro. Rosina palla in avanti, allontana la difesa della Lazio, sbaglia Dabò, bravissimo ad arpionare il pallone il centrocampista del Torino, gran destro, non può nulla Muslera. In avanti il Torino su rimessa di Sereni, attenzione perché qui c'è questa opportunità per Ventola, viene sprecata dall'attaccante che domenica scorsa aveva segnato il gol del vantaggio contro il Chievo. La Lazio in avanti nelle battute finali del primo tempo, grande opportunità per Siviglia, gran parata di Sereni che ha vestito la maglia della Lazio dal 2003 al 2006 con 31 presenze. Con le immagini siamo nel secondo tempo, Mauri al posto di Dabò, la Lazio reclama un calcio di rigore, intervento dubbio da parte di Colombo che sembra trattenere Goran Pandev, questo dopo due minuti della ripresa. Al tredicesimo lancio di Kolarov che taglia il campo verso Foggia, qui rimbalza il pallone, bravissimo Sereni che ci mette il piede e la palla finisce in corner, molto abile in questa situazione il portiere del Torino. Corner, la palla che spiove nel mucchio, prolunga bene Mauri, ci prova e poi non ci arriva Siviglia di pochissimo ad impattare il pallone con il piede sinistro, il centrale si era portato nel cuore dell'area di rigore. Ci prova Matusalem, il brasiliano manda vuoto Zemaili e Corine e poi il suo sinistro, la palla finisce abbondantemente alta sopra la traversa. In avanti la Lazio su questo calcio d'angolo, la palla che spiove nel mucchio, Rocchi rimette in mezzo, l'assist di Mauri, colpo di testa di Siviglia e pareggio della Lazio al minuto 30. Siviglia invita i tifosi della Lazio ad esultare, non vi sento, da qui ne nasce una polemica con la curva nord e verrà sempre fischiato il difensore della Lazio. Qui rivediamo il colpo di testa di Siviglia che trova il gol numero 10 in Serie A. La Lazio si catapulta in avanti proprio nelle finale, ci prova ancora una volta Rocchi ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Quinto pareggio consecutivo per il Toro, la Lazio non vince da due mesi all'Olimpico 1-1.